Rispettando le aspettative della vigilia, Francesca Cipriani è entrata nella casa del Grande Fratello VIP e ha incontrato Walter Nudo, il più corteggiato di questa edizione. L'ex pupa ne ha spiegato i motivi ad Alfonso Signorini dal confessionale: è da un mese e mezzo che lo seguo tutti i giorni, sento che è la mia anima gemella. Il confronto tra i due non ha deluso le aspettative con un inevitabile mix di trash e buoni sentimenti. Lei: sono una persona genuina, vera e mi piace l'aglio e la cipolla. Lui: ti sto ascoltando, se ogni tanto mi cade l'occhio, perdonami. Sono un po' imbarazzato, ma tu fai meditazione? Il siparietto è proseguito fino a quando Ilary Blasi ha interrotto la coppia, invitandola ad un bacio. Una richiesta che però non ha avuto successo, soprattutto per scelta di Walter, apparso particolarmente sorpreso, e a tratti persino imbarazzato, per la visita della prorompente soubrette. Punto. Non è un uomo volgare. È un'emozionatissima Francesca Cipriani quella che incontra, nella casa del Grande Fratello VIP, Walter Nudo. La prorompente showgirl, col suo abito ricco di trasparenze, colpisce l'attore che si scusa se l'occhio cade sul décolleté in mostra. Ilary Blasi chiede allora alla Cipriani cosa l'ha colpita di Walter Nudo, lei risponde: è un bellissimo uomo. Non è mai volgare, fuori luogo. Ha un cuore grande, è una persona che non parla mai male di nessuno o a sproposito. È buono, ha un'anima che brilla. La conduttrice stuzzica i due e chiede loro di salutarsi con un bacio. Walter la fa alzare in piedi, quasi sembra la voglia davvero baciare, ma poi ammette che non lo farà. Non posso baciarti, ma ti ringrazio di essere venuta qui. Il bacio arriva ma soltanto sulla guancia, poi si salutano. Punto. Walter Nudo mi piace perché Francesca Cipriani è pronta a entrare nella casa del Grande Fratello VIP per incontrare Walter Nudo. La ragazza ha parlato nel confessionale della casa più famosa della televisione e ha spiegato perché è stata tanto colpita da quest'uomo. La donna ha raccontato: mi piace perché è un uomo dalla grandissima sensibilità, si tratta di una persona che stimo. Inoltre la donna ha specificato che per lei l'astinenza dura da più di un anno, come è capitato a Walter Nudo, specificando che aveva sottolineato questo già in confidenza ad Alfonso Signorini. L'esplosiva Francesca Cipriani da molto tempo sta parlando di Walter Nudo, che ha conosciuto grazie proprio al Grande Fratello VIP, che segue da grande appassionata. La ragazza è già andata in televisione più volte a specificare che prova grande attrazione per Walter e che lo segue durante tutto l'arco della giornata. Vedremo quale sarà la reazione del conduttore. Dubbi sui social network. Tra i momenti clou della serata del Grande Fratello VIP ci sarà il possibile incontro di Francesca Cipriani con Walter Nudo. La ragazza sembra disposta ad entrare nella casa per dichiararsi al misterioso e splendido inquilino. Sui social network della ragazza da ieri c'è un silenzio che fa molto rumore, tanto che qualche spettatore ha già ipotizzato un ripensamento dell'ex naufraga dell'Isola dei Famosi. La Cipriani darebbe comunque un po' di brio a un'edizione totalmente anonima e governata più da picchi bassi che da sussulti in verticale. Walter Nudo ovviamente non sa niente e sarà sorpreso da questa visita all'interno della casa più famosa della televisione. La puntata sta per iniziare su Canale 5 e sicuramente stasera c'è un motivo in più per collegarsi e aspettare l'arrivo proprio della Cipriani, anche se qualcuno inizia ad avere dei dubbi.
Pronta a entrare nella casa. Bionda e maggiorata, simpatica, eccentrica ed estroversa. Francesca Cipriani questa sera entrerà nella casa del Grande Fratello VIP come ospite. Il suo ingresso era previsto per la scorsa puntata, ma qualcosa non è andato come previsto e a spiegare il motivo dell'eliminazione dalla scaletta è stata proprio lei, a causa del maltempo che ha causato una chiusura anticipata del Grande Fratello VIP, il mio ingresso è stato posticipato alla prossima settimana. Tranquilli, arriverò. Infatti è stato proprio così, nonostante il reality sia iniziato tardi a causa di Striscia la Notizia, è stato chiuso alle 00:40, mentre, normalmente, sarebbe finito un'ora dopo. È folle di Walter Nudo. È molto tempo che Francesca Cipriani fa gli occhi dolci al Grande Fratello VIP e ora, finalmente, gli autori del reality l'hanno accontentata. Il motivo della sua insistenza è un uomo, Walter Nudo. Seguo il Grande Fratello VIP anche la notte. Perché c'è un concorrente che mi fa dimenticare di dormire. La sua bellezza è palese, però oltre all'aspetto esteriore c'è molto di più, è un uomo con la O maiuscola, è profondo. Mi piace la sua pacatezza, la sua allegria, la solarità. Voglio assolutamente conoscerlo, ha dichiarato l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi. La Cipriani è pronta a fare il suo ingresso per conoscere l'uomo che le sta facendo perdere il sonno, ma i suoi non sono solo castelli di sabbia perché pare che l'ideale di donna del Geffino si avvicini molto a Francesca. La marchesa l'ha molestato. Bionda e maggiorata. Questo dovrebbe essere l'identikit della donna ideale di Walter Nudo. Lo ha rivelato lo stesso Geffino nella notte e tutti hanno pensato a una sola donna dello spettacolo, Francesca Cipriani. L'opinionista di Barbara D'Urso, inoltre, durante una puntata di Pomeriggio 5 si è scagliata contro la marchesa d'Aragona per il suo comportamento nei confronti di Walter Nudo. La marchesa ha rubato un bacio al concorrente e questo gesto, è stato classificato dalla Cipriani come una molestia. L'attore non si è potuto tirare indietro a quel bacio e l'opinionista nel salotto di Pomeriggio 5 ha dichiarato, togliete il contesto televisivo, quella è una vera e propria molestia. Le cose si fanno in due. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.